L'incantevole location del Club Hotel Kennedy a Roccella ha ospitato ieri la finale interregionale Calabria-Sicilia di Miss Mondo Italia. 43 le concorrenti selezionate nelle finali provinciali delle due regioni che si sono contese i due titoli regionali, Miss Mondo Sicilia e Miss Mondo Calabria. L'evento è stato presentato da Luca Abete. Luca Abete ritorna a Roccella Ionica. Questa è la notizia del nostro TG. L'Abete torna sempre sul luogo del delitto. Però sono in borghese, ecco, non sono venuto con la divisa d'ordinanza, quindi sono in incognito. Però mi avete beccati, bravi, bravi. Ritorna a Roccella Ionica, ma in Calabria c'è sempre, perché tra le varie tappe per una bellissima iniziativa non ci ferma nessuno. Tra le varie università incontra i giovani in vari incontri motivazionali. Ma che giovani, la prima domanda la facciamo seria, che giovani incontri? Guarda, abbiamo fatto anche quest'anno questo tour 15 università, 15 tappe. Non poteva mancare naturalmente anche una tappa qui in Calabria, che c'è sempre stata dalla prima edizione, perché al sud diciamo così la missione di motivare i ragazzi è particolarmente importante. Io sono di Avellino, una piccola città campana, quindi posso capire le realtà che si vivono da queste parti. E niente, l'urlo è non ci ferma nessuno, cerchiamo di far capire ai ragazzi quanto sia importante credere in se stessi, accettare anche le sconfitte che la vita ci offre, perché non si possono evitare, ma far tesoro dell'insegnamento per poi ripartire con slancio. La campagna che poi ha avuto anche la medaglia del Presidente della Repubblica lo scorso anno, quindi diciamo che sta andando davvero forte. Il tour è finito, ma io approfitto di ogni occasione per lanciare così questi piccoli insegnamenti su come gestire le sconfitte. Anche stasera nella finale regionale calabra e anche siciliana di Miss Mondo, insomma, sono qui e approfitterò anche in questo momento per dare un piccolo spazio anche a queste cose, di questa campagna sociale, che naturalmente va bene dappertutto. Ci sono tante ragazze che questa sera sono in gara, sognano di vincere, una sola vincerà e magari le altre torneranno a casa un po' deluse. Parleremo anche di come gestire la sconfitta. Daremo anche a loro la carica motivazionale. Sì, perché non ci ferma nessuno, dai. Non ci ferma nessuno, ma corri anche a Striscia. Vabbè, a Striscia si qualcuno corre. Qualcuno ti beccherà prima o poi. Guarda, posso darti una notizia, questo è vero scoop, ve lo sto per dare. Quest'anno, dopo tanti anni, chiudiamo la stagione senza neanche un giorno in ospedale, quindi questa è la vera notizia sensazionale. Non so perché, ma comunque possiamo anche dire che dopo tanti anni di attività anche i peggiori che abbiamo incontrato erano quasi contenti di essere intervistati, e comunque hanno capito che probabilmente, insomma, contrastare con le parole una figura come la mia è meglio che contrastarla con le armi della violenza, che poi insomma sicuramente hanno questo boomerang che ritorna contro di loro, li mettere qua ancora più seri. 2670 selfie e uno non lo immaginerete mai, anzi andrete poi, lo dirà lui, sul link col Papa. Luca Abete col Papa. Sì, vabbè, stai parlando di One Photo Monday, che è una campagna, un tentativo di comunicare con la fotografia, un esperimento, ecco, che è nato nel 2010, perché ho detto, perché non cominciare a raccontare quello che faccio con una foto al giorno, fare un grandissimo album dei miei momenti migliori, delle mie giornate migliori, o meglio dei migliori momenti delle mie giornate. E così, selfie dopo selfie, siamo arrivati al nono anno, migliaia di fotografie. E abbiamo cominciato quando il selfie ancora non esisteva, perché la parola selfie è diventata di uso comune qualche anno dopo, quindi possiamo dire che con questo esperimento, molto apprezzato anche dagli esperti di comunicazione, col quale ho fatto anche delle mostre, dei convegni, ecco, è diventato un must, e sono molto contento di farlo. Anche oggi farò qui un selfie con le ragazze, quindi preparatevi, perché ci sarà anche questa foto dedicata naturalmente al paese, alla città che mi ospita. Maurizio Nardi, non me la sbagliare. Va bene. Finale. Maurizio Nardi, me l'hai sbagliata, d'insieme si può. Vedi come devi partire, io mi ricordo, buona memoria. Devi scendere, e poi salire, segui. Quindi per il momento possiamo dire che è tutto per Striscia la Notizia, Luca. Ce l'ha fatta. Abete, ciao. 18 in totale tra la Calabria e la Sicilia, le finaliste che raggiungeranno Gallipoli, sede della semifinale e finale nazionale, già a partire dal 31 di maggio. A vincere il titolo regionale per la Calabria, Maria Giulia Caruso di Montalto Fugo, per la Sicilia Matilde Valente di Gran Michele.
Tra le 18 in semifinale anche la regina Erika Arena e due miss di Catanzaro, Martina Bonanno e Sara Marino. Ben rappresentata la Sicilia occidentale da Palermo con Maria Cristina Mortillaro, Agnese Bartolone, Gracie Mannina, Giusy Marasà, Janis Avallone e Giorgia Rosponi. Per la Sicilia orientale da Siracusa, Miriam Anastasi, Miriam Cardoville, Lidia Drago, Gaia Piazzese, Nicole Sardo da Catania e la messinese Lucilla Ruffo. La sfida prossima è tra le 150 concorrenti di tutta Italia che il 3 di giugno dovranno concorrere al prossimo step della semifinale e posizionarsi tra le 50 finaliste al titolo di Miss Mondo Italia 2019 che si decreterà dal Teatro Italia di Gallipoli il 15 di giugno. Ragazze, complimenti. Essere qui in questo momento già è una cosa molto prestigiosa, ma solo una è la vincitrice per la Calabria e una per la Sicilia. Miss Mondo Calabria 2019 è Maria Giulia Caruso! Una delle tre qui presenti avrà l'onore di essere incoronata questa sera. Io ho l'onore invece di comunicarvi che Miss Mondo Calabria, o no, Sicilia, perché è scritto Calabria? Sicilia 2019 è